Adesso inizia a farsi dura per il Jarre, che torna invischiato nella lotta salvezza dopo la sconfitta di ieri sul campo della Pedara San Pio X. Sono adesso infatti solo 3 i punti di vantaggio dei gialloblu sulla zona play-out. Le vittorie di Rosolini e Real Avola con Acireale e Milazzo complicano la classifica del Jarre, che dopo aver veleggiato nella tranquillità per 2/3 di campionato, adesso invece si appresta a vivere un finale di stagione di sofferenza. Va detto che il Jarre ieri contro la prima della classe a Pedara ha fatto bella figura. Nonostante la squadra sia estremamente rimaneggiata, ormai parlare di emergenza sembra quasi un eufemismo. Il Pedara San Pio X vince 1-0, capitalizzando al massimo il gol di Miraglia al 28esimo del primo tempo. Il Jarre ha il merito di concedere poco, con Fichera che si è dovuto inventare un vero 11 titolare, con Privitera e Santitto terzini e Pezzino esterno offensivo di sinistra con Fioriti al centro dell'attacco. I gialloblu falliscono l'unica vera chance per pareggiare al 28esimo della ripresa. Mattia Leotta fallisce un rigore respinto dal portiere di casa Romano, rigore concesso per fallo su Saropatti braccato in area.